Depuis plus de 6 ans, ces 4 libertins qu'unissaient une conformité de richesse et de goût avaient imaginé de resserrer leurs liens par des alliances où la débauche avait bien plus de part qu'aucun des autres motifs qui fondent ordinairement ces liens. Et voici quels avaient été leurs arrangements. Que le duc, père de Julie, devint l'époux de Constance, fille de Durcet. Que Durcet, père de Constance, devint l'époux d'Adélaïde, fille du président. Que le président, père d'Adélaïde, devint l'époux de Julie, fille aînée du duc, et que l'évêque, oncle et père d'Aline, devint l'époux des 3 autres en cédant cette Aline à ses amis, au droit près qu'il continuait de se réserver sur elle. Tout ce que l'on peut dire à présent en gros, c'est qu'ils étaient généralement susceptibles du goût de la sodomie, que tous 4 se faisaient enculer régulièrement et que tous 4 idolâtraient les culs. Les ducs, cependant, relativement à l'immensité de sa construction, et plutôt sans doute par cruauté que par goût, foutaient encore des cons avec le plus grand plaisir. Les présidents, quelquefois aussi, mais plus rarement. Quant à l'évêque, il les détestait si souverainement que leur seul aspect lui fait déborder pour 6 mois. Il n'en avait jamais foutu qu'un dans sa vie, celui de sa belle-sœur, et dans la vue d'avoir un enfant qui pût lui procurer un jour les plaisirs de l'inceste. Questa è la facciata di Villa Aldini. Nel film noi la vediamo molto bene nel momento in cui i 4 rappresentanti del potere con i loro aiutanti, in particolare il gruppo dei soldati conniventi e le donne che faranno poi le cosiddette megere, arrivano nella villa e dal terrazzo principale mandano il primo proclama ai giovani che sono qui sul prato e che aspettano notizie su quello che succederà. Credo che avesse avuto bisogno di una grande struttura imponente con quest'area neoclassica per dare proprio l'idea di un potere che si chiudeva dentro un luogo e da quel luogo avrebbe iniziato un percorso perverso di esercizio proprio di se stesso, di esercizio del potere. Questa villa è il corrispondente di quello che sono i castelli nei romanzi di Sade ai quali Pasolini si ispira. Dentro questo luogo oggi c'è un'associazione assistenziale, credo che in questo momento vengano raccolti extracomunitari, quindi è diventato un luogo che in un certo senso rovescia completamente quello che è nell'intenzione simbolica del film. Deve essere il luogo dove si esercita il potere in maniera feroce, allegoria del potere moderno, adesso è diventato un luogo di assistenza. Il est reçu parmi les véritables libertins que les sensations communiquées par l'organe de lui sont celles qui flattent davantage et dont les impressions sont les plus vives. En conséquence, nos 4 scélérats, qui voulaient que la volupté s'imprégnait dans leur cœur aussi avant et aussi profondément qu'elle y pouvait pénétrer, avaient à ce dessein imaginé une chose assez singulière. Il s'agissait, après s'être entouré de tout ce qui pouvait le mieux satisfaire les autres sens par la lubricité, de se faire en cette situation raconter, avec les plus grands détails et par ordre, tous les différents écarts de cette débauche, toutes ses branches, toutes ses attenances, ce qu'on appelle en un mot, en langue de libertinage, toutes les passions. On s'imagine point à quel degré l'homme les varie, quand son imagination s'enflamme. Io Pasolini la prima volta che l'ho visto è stato in corso Buenos Aires quando mi hanno chiamato per andare a fare questo provino, che poi manco un provino, cioè io sono arrivato là letteralmente spogliato di pantaloni e di maglietta, si giri, non si giri, va bene grazie, me ne sono andato. Però mi pare che non sapevamo proprio nulla di quello che era la trama, di quello che era il film.
chi ha fatto il ragazzo che subiva le torture e chi invece ha fatto come noi i quattro della decima MAS o i quattro camicia nere. Questo l'avevano deciso i signorotti con le signore quando si sono incontrati a Salò. Tutto quello che i quattro impongono alla loro comunità di vittime e di scherani sono quelle che normalmente sarebbero delle trasgressioni della morale corrente, invece sono diventate la morale corrente, e invece quello che apparteneva alla morale corrente è diventato la trasgressione da punire. E infatti è la coppia eterosessuale che viene scoperta e viene punita, no? La Macrelle exposait ensuite les fesses de la petite fille à l'Assemblée. C'était la première chose qu'on voulait examiner. Le moindre défaut dans cette partie la faisait renvoyer à l'instant. Si au contraire rien ne manquait à cette espèce de charme, on la faisait mettre nue, et en cet état, elle passait et repassait, 5 ou 6 fois de suite, de l'un à l'autre de nos libertins. La formazione di Pasolini avviene ovviamente all'interno del periodo fascista. Si cita spesso nel 1942 l'episodio che lo vede tra i giovani rappresentanti degli studenti, dei migliori studenti evidentemente universitari italiani, a Weimar, a un congresso della gioventù studentesca dell'ordine nuovo, chiamiamolo così. Ovviamente ha fatto un'esperienza all'interno del fascismo, in questo caso toccando anche il nazismo. L'esperienza poi della guerra, il servizio militare troncato dall'8 settembre, gli dà poi anche modo di vedere gli esiti di quel tipo di regime, che peraltro si trovava anche in casa, visto che aveva il padre militare, che era un uomo d'ordine, vicino, insomma, a una posizione parafascista, se vogliamo. Pasolini ha detto che l'Italia era un paese che si stava distruggendo anche perché i suoi monumenti avevano la coscienza di non essere più amati, e quindi era come quando un bambino sogna di morire, dice Pasolini, perché i genitori non lo amano abbastanza. E lui trasponeva questa idea al fatto che l'Italia, come paese che aveva una storia antica, ormai non era più tenuto in considerazione dai suoi abitanti, e questo potrebbe essere simbolicamente applicato anche alla condizione di questa villa. L'idea di fare Salò nasce come reazione al successo anche di pubblico della trilogia della vita. In generale al clima dell'Italia degli anni 70, quindi al permissivismo in materia sessuale, in materia di nudo e di erotismo, che è uno dei segni che denota il cambiamento, no, della società italiana, e a cui chiaramente anche il successo della trilogia aveva contribuito, perché per la prima volta si erano visti in un film d'autore, in un film distribuito da una grande major, United Artists, e in circuiti normali si erano visti peni in erezione, situazioni estremamente scabrose. Davanti abbiamo visto che ci sono queste due piccole porte, probabilmente qui giocano a calcio i ragazzi che sono ospitati qui. È una cosa che a Pasolini poteva far piacere, probabilmente lui non l'avrebbe immaginato che questo prato, che diventava simbolo di tortura, invece poteva rimanere un luogo di gioco. Noi il giorno prima non sapevamo nulla di quello che dovevamo fare il giorno dopo. Siamo arrivati là e ci ha detto cosa dovevamo fare. Ha detto: ragazzi, si devono spogliare, noi vi diamo il guinzaglio, le dovete portare sulla scala e vabbè, lo facciamo. Non ho mai avuto impressioni strane di dire: ma cosa sto facendo, perché sono qua, cos'è questo? Devo dire che è stata per me una lavorazione, un modo di lavorare che molta gente non riesce a capire, no? Si meraviglia. Io definisco leggera, una lavorazione leggera, gaia,
Io intendo veramente il mestiere di attore come un gioco. Non sono mai coinvolto emotivamente in ciò che faccio, come credo che fosse anche per Paolo. Era sempre molto vigile, molto attento, molto intelligente. On examinait les pucelages, mais tout cela de sang-froid et sans que l'illusion des sens vint en rien troubler l'examen. Il fallait pour qu'une fille fût reçue qu'elle eût sur son billet les quatre noms des amis en sa faveur. S'il en manquait un seul, elle était aussitôt renvoyée. Le plus léger défaut devenait dès l'instant un titre d'exclusion. L'une, belle comme le jour, fut renvoyée parce qu'elle avait une dent un peu plus élevée que les autres. I quattro scelgono delle ragazze e dei ragazzi bellissimi. C'è una scelta estetica. E beh, questo certo all'origine fa parte del gioco sadiano di violare, di seviziare, di umiliare la bellezza, no? La quatrième se nommait Sophie. Elle avait 14 ans et était la fille d'un gentilhomme assez à son aise et vivant dans sa terre du Berry. Elle avait été enlevée à la promenade, à côté de sa mère qui, voulant la défendre, fut précipitée dans une rivière où sa fille la vit expirer sous ses yeux. Cioè l'idea dell'uomo di potere che arriva a un punto tale di delirio, di onnipotenza, da arrivare a una sorta di anarchia. La cinquième se nommait Colombe, elle était de Paris et fille d'un conseiller au Parlement. Elle avait 13 ans et avait été enlevée en revenant avec une gouvernante, le soir, dans son couvent, au sortir d'un bal d'enfants. La gouvernante avait été poignardée. Sarà un film pieno di codici, di rituali, dove tutto avviene secondo regolamento, no? Ecco, tutto questo poi in realtà conduce al massimo dell'anarchia. L'instant de l'examen des jeunes garçons arriva. Offrant plus de facilité, leur nombre fut plus grand. Les appareilleurs en présentèrent 150, et je n'exagérerai sûrement pas en affirmant qu'ils égalaient au moins la classe des jeunes filles, tant par leur délicieuse figure que par leur grâce enfantine, leur candeur, leur innocence et leur noblesse. Quindi lavorare con lui per me è stato un piacere. Anche quei momenti che nel film molti trovano fortemente imbarazzati, per me erano fonte di puro divertimento. Ma penso che nessuno dei ragazzi abbia avuto qualche, diciamo così, qualche shock. Sapevi che era tutta finzione, anche quando c'era il girone di quella cosa là, cioè era buonissima perché era marzapane, uvetta, cioccolato, ne abbiamo mangiate una cifra perché era troppo buona. La cioccolata è la cioccolata, capito? Poi se uno dice questa cioccolata non lo è, non è cioccolata, ma quello sono affari suoi, però io per me che lo interpreto, è cioccolata. E tanto meglio mangerò quella cioccolata quanto più penso che sia cioccolata e non altro. È ovvio che chi non è stato all'interno di quello da fuori dice Madonna mia che cosa stavo mangiando. Era buonissima, cioè lì proprio era eccezionale. Io attuo un sistema nella recitazione che è quello del distanziamento dal personaggio. E quindi per me è stato veramente un gran divertimento farlo. Questo sorprende perché a fare quelle cose che si vedono lì tu ti divertivi. Sì, mi divertivo moltissimo, come Pierpaolo si divertiva moltissimo a farlo. Probabilmente